Expert, quando vuoi di più. Solo da Expert c'è l'Orange Christmas, con sconti fino al 40%. Huawei P Smart Z tuo a €199,90. Comunque è sempre complicato quando poi dei ragazzi devono giocare adattati e fuori ruolo, però bisogna dare un plauso a chi oggi è sceso in campo, perché comunque ha dato tutto se stesso, e i ragazzi che hanno sostituito gli infortunati hanno fatto bene, hanno dato il loro 100%, e quindi bisogna fargli un plauso. Difficile fare meglio oggi? Per me la prestazione c'è stata oggi, la squadra non è stata sottotono, anzi ha dato, tutti abbiamo dato il meglio di noi. Purtroppo la partita si è messa in salita su un calcio piazzato e poi loro già stavano facendo una partita d'attesa e dopo il gol l'hanno fatto ancora di più e hanno giocato solo in ripartenza, però il pallino del gioco l'abbiamo avuto sempre noi, abbiamo costruito tanto, purtroppo ci è mancato solo il gol. Ora si va in trasferta, il tallone d'Achille di questa Juve Stabia, perché oggi, ecco, nonostante le varie difensive, come dicevi anche tu, siete rimasti in partita comunque fino al 93esimo. Poteva anche succedere, come si dice, la sorpresa in queste situazioni. Sì, oggi siamo stati bravi comunque a tenere la partita sempre aperta, perché comunque si possono pareggiare e vincere anche all'ultimo minuto. E adesso andiamo in trasferta, dove purtroppo quest'anno abbiamo raccolto poco. Sappiamo che dobbiamo migliorare da questo punto di vista, perché per arrivare alla salvezza servono anche i punti fuori casa. No, come ho detto già prima, i ragazzi hanno fatto un'ottima partita, quindi si sono fatti trovare pronti e gli ho fatto un plauso, perché comunque Lito e Adriano hanno giocato fuori ruolo e erano adattati oggi, però hanno fatto secondo me una grande partita e si sono fatti trovare pronti. Purtroppo adesso abbiamo queste defezioni, però bisogna stringersi e rimanere compatti, perché comunque il campionato è molto lungo. Capitano, ha provato anche te come centrale mister Fabio Caserta, visto questa emergenza proprio lì al centro, eventualmente sei pronto anche a giocare lì, perché a Verona siamo ancora contanti. Sì, il mister ha provato anche me, ha provato tante soluzioni questa settimana, perché comunque è normale che lo faccia ed è anche normale che ognuno di noi dia la massima disponibilità per qualsiasi decisione dell'allenatore, quindi siamo tutti compatti, tutti concentrati sull'obiettivo, che comunque è lontano, però ci teniamo partita dopo partita a fare punti. Un'altra curiosità, su sì. Quel primo gol sono stati messi tre attaccanti, cioè Mallamo con Canotto e Lia pronti per ripartire, lì c'è stato qualcosa che forse non è andato nell'accorciare su Beghetto, che ha avuto troppo tempo forse per andare al tiro. Sì, adesso dal campo non ti rendi bene conto di come potevamo fare meglio, avevamo lasciato questi tre giocatori in attacco per sfruttare subito le ripartenze immediate, perché sono tre giocatori di gamba e siamo usciti sulla palla, forse potevamo farlo un pizzico prima, però adesso è andata, questa partita è andata, bisogna subito guardare in avanti perché non c'è tempo per piangersi addosso. Guardare avanti, però con che spirito, cioè com'è l'umore dello spogliatore? Perché noi dicevamo anche con mister Fabio Casetto, la sconfitta con il Frosinone già ci poteva stare, indipendentemente dalle defezioni, poi se aggiungono le defezioni rimanete in partita fino all'ultimo. Ecco, c'è la consapevolezza comunque che questa è una battaglia, si è persa questa battaglia, però la guerra è ancora lunga. Ma proprio così, la guerra è ancora lunga, oggi purtroppo il risultato non ci ha dato ragione, però noi ci tenevamo a riscattare la prestazione di domenica scorsa, che non è stata molto brillante, però oggi la prestazione credo ci sia stata, la squadra ha risposto presente e bisogna continuare su questa strada. Adesso testa alta e guardare subito alla prossima.